Salve, oggi vorrei rubarvi solo pochi secondi per parlarvi di... Oh, un secondo. Dicevo, oggi voglio rubarvi solo pochi secondi per potervi parlare di sceneggiature. Vi siete mai chiesti come nasce una sceneggiatura? Nel nostro caso nasce camminando, sì, noi camminiamo tanto, abbiamo delle gambe belle forti. E voglio dire, non c'è da stupirsi, Urbino è praticamente tutta in tendenza. Ma non è solo Urbino a darci ispirazione. Sono ormai leggendarie le escursioni mie di Lollo verso il fiume di Piandirose. E anche Scheggia, devo dire, che offre delle passeggiate niente male. Una sceneggiatura nasce da una chiacchiera, da un'idea, da un qualcosa che hai visto camminando per strada e che ti ha ispirato a dire forse voglio raccontarci una storia. Poi, quando un'idea nasce, viene ovviamente scritta, rivista, corretta, riscritta e infine approvata, finché non diventa poi il copione vero e proprio. Tra l'altro, noi dei Tizi dei Corti abbiamo la mania quasi di rivedere continuamente le sceneggiature, perché vogliamo che sia tutto perfetto e quindi ci accorgiamo tante volte che c'è un surplus di roba che vogliamo tagliare o modificare a seconda delle nostre esigenze. Pensate alla sceneggiatura del Teatro dei Sogni. Un tempo, lo dicevamo anche nei video a lui dedicati, doveva essere tutt'altra cosa, con il protagonista Renato che, anziché voler creare il teatro più bello del mondo, era una persona molto negativa, molto violenta. Oppure un altro esempio che posso farvi è quello della odierna Rabbia 2. È stato rivisto tante volte perché col passare del tempo, ci abbiamo messo un anno e passa a girarla e al momento in cui vi parlo non abbiamo ancora finito, abbiamo dovuto adattare la storia e anche gli accorgimenti tecnici a quello che stavamo imparando a fare. Insomma, scrivere una sceneggiatura non è semplicemente mettersi lì a descrivere battute, personaggi e situazioni, ma è anche saper adattare quello che c'è scritto alle tue capacità tecniche, le tue disponibilità e, perché no, anche la tua voglia di esagerare ogni tanto. Bene, per oggi vi saluto, siete liberi di andare. Ci si vede alla prossima volta con un'altra curiosità. Dovevo rifarlo, scusate.